Buongiorno, bentornata in un nuovo video. Stamattina ho voluto alzarmi un pochino prima perché avevo bisogno di assaporarmi la casa nel suo silenzio, nella sua tranquillità. I bimbi ancora dormono, ma a breve si sveglieranno. È già un po' che io sono alzata, sono giù, ho fatto colazione. Mi sono lavata la faccia, ho fatto colazione, mi sono goduta un attimino il divano in totale relax. Perché appunto adesso, vabbè, ho già il latte pronto per loro quando si alzeranno. Però ragazzi, devo assolutamente studiare stamattina perché sono molto indietro. Cioè sono indietro, vi dico la verità, quindi devo veramente darmi una grande mossa, altrimenti non so come andrà. E quindi niente, avevo bisogno di un attimo di silenzio, di tranquillità e me la godo appieno. E niente, avevo anche voglia di girare questo video. Io spero mi sentiate, sto parlando pianissimo perché non voglio svegliare nessuno. E oggi in teoria dovrei anche passare dall'assicuratore per il rinnovo della polizza auto che mi scade a breve, però tanto è tutto pronto, già tutto preparato, devo proprio solo andare a mettere una firma, quindi penso che a sto punto andrò domani, provo a chiedere se c'è la possibilità di andare o domani mattina, che è venerdì, o direttamente lunedì. A meno che io sia riuscita a studiare, allora passerò oggi, magari prima di andare al corso. Ce la posso fare e niente, adesso prendo gli appunti e il computer, i miei nuovi evidenziatori, che adesso vi faccio vedere, che ho preso per rendere tutto un po' più piacevole, anche perché quelli che avevo io si sono tutti seccati, ovviamente. Non utilizzandoli dopo un po' fanno questa fine, ahimè, e quindi ho preso due colori che io amo tantissimo, ma immaginerete già quali sono. E niente, diamo il via a questa lunga, lunga giornata. Buongiorno, finalmente riesco a salutarvi come si deve. Scusatemi, ma stamattina ho dovuto veramente studiare proprio full immersion tutta la mattina, perché ero indietro, però sono contenta perché sono abbastanza in pari, quindi ho recuperato e almeno stasera vado anche un po' più tranquilla, ecco. Abbiamo pranzato molto alla veloce perché era veramente veramente tardi e niente, adesso sto andando dall'assicuratore, scusate se sentite l'aria, ma veramente si muore proprio. E ho dovuto accendere proprio l'aria condizionata perché c'è da sentirsi male. Sono andata dall'assicuratore a stipulare il nuovo contratto assicurativo per la macchina. Ho cambiato compagnia perché la mia attuale mi chiedeva di più rispetto a quello che ho pagato per quest'anno. E non lo trovo logico, non lo trovo logico perché salendo di classe non ho avuto incidenti, non vedo perché devo pagare di più. Ho trovato una buona offerta con un'altra compagnia assicurativa e quindi sono passata a quella, mi dà anche più garanzie, più tranquillità, appunto c'è la scatolina da mettere, in caso di incidente mi fanno due tentativi di chiamata e se non rispondo arriva direttamente l'ambulanza, insomma c'è una serie di servizi aggiuntivi che mi hanno colpita, vi dico la verità, servizi che questa compagnia non mi dava assolutamente. Niente, detto questo, vado e ci vediamo poi dopo. Allora, uscita adesso dal mio corso, sto andando dai bimbi e non vedo l'ora perché Alessandra oggi ha perso il suo primo dentino. È emozionante, vi giuro, è stato emozionante. Purtroppo quando l'ha perso proprio stasera io non c'ero, però c'ero quando ho iniziato a ballargli per la prima volta e quindi insomma già lì è stata veramente una grande festa, veramente. Lo so, sembra una sciocchezza, ma
Non lo so, il primo dentino non si scorda mai. E niente, quindi questo è quanto. E ci vediamo poi o più tardi o direttamente domani mattina. Sorridi un po'. Ah! Dentro perché ragazze e ragazzine, ma è Ragazze e ragazzi, è caduto caduto stasera. Non perché, metterci il ma dito. sono pulite, Comunque, adesso cosa stiamo per fare? Stiamo per mettere. tendo sotto al cuscino, Ma perché lo metti sotto al cuscino? che emozione, e perché tutte le ragazze arriva la fatina dei denti. E magari la fatina dei dentini, che è molto brava, mi porterà a sentire. Tanti auguri a te, tanti auguri solo per oggi caffè latte perché gli piace tanto e non glielo do mai. Lì c'è Bubina che se lo abbraccia e ora devi soffiare. Esprimere il Anzi, desiderio a cui aspetta, devo prima pensare. foto, me lo faccio. 3, 2, 1. Ragazze, eccomi qua, sono ancora viva, è tantissimo che non registro perché ho studiato tanto. Oggi ho fatto l'esame finalmente finale, ma non vi dico nulla, vi dirò tutto nel prossimo video perché in questo video si parla, diciamo, di altro, quindi sicuramente nel video che inizierò domani magari vi dirò. Non so che cosa ne è uscito di questo video, vi dico la verità perché sono pezzettini di tante tante giornate, forse addirittura 4-5 giornate, boh, non lo so, guarderò poi che cosa ne è uscito, quindi perdonatemi questo, prendetelo un po' con le pinze, giusto per un po' di compagnia, perché è un po' strampalato, non mi ricordo neanche che cosa ho già detto, cosa non ho detto, quindi boh, però domani sarà il giorno finalmente dove festeggiamo il compleanno di Fede, non è il suo giorno domani, domani è domenica 14 se non sbaglio, il suo compleanno è stato il 12, però appunto essendo che il 12 dovevo studiare, poi comunque anche i miei non c'erano, eccetera, abbiamo preferito fare tutto domenica, anche Riccardo era di riposo, insomma era la giornata ideale e quindi niente. Ho ordinato delle cose su Amazon, tra cui l'allestimento da mettere poi tutto qua per addobbare. Lui pensa che come torta ho fatto il tiramisù, non ve la faccio vedere perché Riccardo l'ha già incartato e l'ha messo in frigo. Quindi quello ve lo faccio vedere poi nel vlog di domani. Però appunto su Amazon ho ordinato uno stencil da mettere sul tiramisù. Ha scelto lui di volere il tiramisù, quindi l'ho accontentato. E quindi ho preso appunto questo stencil, essendo che lui gioca alla Switch, gioca alla PlayStation, mi ha fatto tutto a tema gamer, tipo, no? E quindi ve lo faccio vedere anche se secondo me dal pacchetto non ci sarà un'immagine che fa vedere, quindi vi metterò la foto di com'era presentato su Amazon, come diciamo poi sarà montato, ecco, anche se lo vedrete poi montato direttamente domani, però insomma così vi do un'idea se vi interessa. E
E poi questo stencil mi piace un sacco, spero si veda. E poi gli abbiamo c'è il regalo suo che devo fare il pacchetto. Appunto mi ha chiesto le cuffie, gli auricolari Bluetooth, e quindi gli abbiamo regalato quello. Adesso vi faccio vedere tutto. Allora, to your heartache, if you want open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it giorno della festa organizzata per Federico. I miei genitori stanno arrivando, mia nonna anche, e abbiamo addobbato tutto a tema gamer, gaming, come si dice, come piace a Fede. Spero appunto gli piacerà. Adesso vi faccio una panoramica, vi faccio vedere un po' tutto. Contate che le stoviglie, quelle cose lì, le tireremo fuori dopo, perché Riccardo sta accendendo la carbonella per fare il barbecue. E quindi i piatti belli li tiriamo fuori poi per la torta più tardi. Quindi ora ho messo i classici piatti bianchi e bicchieri bianchi. I bicchieri li devo ancora mettere, tra l'altro mi avete ricordato. Devo mettere ancora i bicchieri, ce la posso fare. Devo ancora tritare i pomodori per fare le bruschette e fare la marinatura per la carne. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere tutto. No, no, no! Ti piace? Grazie! Prego! Ciao! Meglio! Meglio che ti fai tardi! Thank you.
Una fettina anche a voi per festeggiare con noi. Sei ufficialmente un ragazzo. Sì. Non sei più un bambino. Federico, sei un ragazzo. Che stai facendo? Ma è sempre carino, ma cheese! Sorridi, Davide, bene! No, le cuffie nuove, vai! Le cuffie nuove! Vado, Dai! Non va! Passa ogni Federico, passa ogni giorno, passa ogni tuo desiderio possa ogni tuo desiderio diventare realtà. Bello, bellissimo, da cameretta. Sì, dopo gli mettiamo un giodino da pensare. Eh sì. Bello. Pensierino. Pensierini perché Ale ha perso il dentino. Sorriso con il dentino che si vede? No, non si vede così. Eccolo lì. Se perdevi il portafoglio te ne facevamo uno più grosso. No! Ho perso la macchina. Io ho perso la casa. Andate. Gira, gira. Cos'è, Federe? Ma cos'è? No. Stai continuando a muovere. Ma faccelo vedere. Gira, per cosa vedete? Aprilo. Il puzzle di Elsa nuovo, Maxi. No, quel disegno lì non ce l'ha. Uno forse, sì. Un paio, sì. No, caucciù. È una caramella gigante. Un elastico. Caucciù. Che carino. Io sento dei campanelli. Ho sentito dei campanelli. Ma sì, ma mettici un dito dentro e spacca. Vabbè, Ron. Dai. Sì, ecco, così. Anche qua. Cos'è? Ma un tubo? Cos'è? Roberto ha solo letto. Una cosa personale. Ma questo è un tubo della carta igienica che usano per far la cacca. Ho appena finito io. No! Ma c'è il mio nome! Ma gira, gira! Parcheggio. Gira un po', gira un po'. Ma dai. Gira non che prende la foto. Che carino. È un agnometta. C'ha le treccine. Sì, c'ha le treccine. Non ha le treccine. Che carino. Dai. Col campanellino. Grazie. Ma c'è anche il nome. Vedere il nome. C'è il nome. Sopra. Il nome.